29 luglio 2017, prima giornata dei festeggiamenti per i 30 anni della Misericordia di Mussomeli. Piazzale Mongibello, davanti alla sede del sodalizio in festa, già dalla mattinata è stato possibile visitare la mostra fotografica dell'attività trentennale della Misericordia allestita dai volontari. Una testimonianza storica fotografica che ripercorre i 6 lustri trascorsi. Successivamente, un gruppo di volontari, con a capo l'attuale governatore Giovanni Consiglio, si è recato al Camposanto nella tarda mattinata a portare l'omaggio floreale alla memoria del fondatore della Misericordia Peppe Sorcia e del vicepresidente professore Salvatore Mancuso e di tutti i volontari e donatori di sangue. Era presente anche il padre correttore del sodalizio, Don Liborio Franzù, che ha invitato i presenti alla preghiera. Tuccio Alessi, festeggiamenti trentennale Misericordia. Tu presidente della Fratres, tu presidente della Misericordia. A quale periodo ti riferisci? Io sono stato presidente della Frates dal no 91 al 99, della Misericordia 2 anni dopo, quando abbiamo unificato le due associazioni con una unica presidenza, perché prima di allora, nel 93, quindi c'erano un presidente ed un governatore della Misericordia distinti. Poi il consiglio di amministrazione ha deciso di unificarle e io sono stato il primo a essere responsabile per tutte e due le associazioni. Presidente unico, l'esperienza di quel periodo. Ma sicuramente molto segnante, molto creativa, diciamo, e costruttiva, perché è stato un periodo molto bello, anche se difficile per le associazioni, da dove si veniva e per quello che si andava a costruire. Diciamo che è stato il periodo, diciamo, di rinnovamento, di ricominciare nelle associazioni. E 30 anni dopo cosa ti senti di dire? Ma vedo che qua l'attività continua e mi fa grande piacere perché significa che sono due associazioni che veramente nel tessuto urbano hanno inciso e hanno avuto la fortuna di continuare ancora senza nessuna crisi come a volte avviene per le associazioni di volontariato. Facciamo un momento di preghiera, così giustamente come è stato detto anche nei vari incontri, ricordare la nascita della Fratres come anche della Misericordia, ricordando proprio le persone che l'hanno ideata, pensata, ma poi sono stati gli strumenti di Dio, dello Spirito La Santo. provvidenza del Signore e lo Spirito Nel nome Santo. del Padre, del Figlio e dello Spirito Spirito Santo, Santo, amen. amen. Dio, fonte di perdono e di pace, sia con tutti voi. E con il tuo spirito. Ecco, nella visita al Camposanto, luogo del riposo dei nostri fratelli e sorelle defunti, rinnoviamo la fede nel Cristo morto e sepolto e risorto per la nostra salvezza. Anche i corpi mortali si risveglieranno nell'ultimo giorno e coloro che si sono addormentati nel Signore saranno associati a Lui nel trionfo sulla morte. Con questa certezza eleviamo al Padre la nostra preghiera unanime di suffragio e di benedizione. Signore, che soffrendo la passione hai distrutto i nostri peccati, abbi pietà di noi. Signore, pietà. Cristo, che risorgendo dai morti ci hai aperto il passaggio alla vita eterna, abbi pietà di noi. Cristo, pietà. Signore, che salendo al Padre ci hai preparato un posto nel tuo regno, abbi pietà di noi. Signore, pietà. Preghiamo. Ascolto, Dio, la preghiera che la comunità dei credenti innalza a te nella fede del Signore risorto e conferma in noi la beata speranza che insieme ai nostri fratelli defunti
risorgeremo in Cristo a vita nuova. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. L'eterno riposo, l'ora del Signore, e splenda ad essi la luce perpetua di riposo in pace. Amen. E vogliamo anche di perdono e di pace sia con tutti voi e con il tuo spirito. Ecco, abbiamo pregato davanti alla tomba del presidente, anche tu è stato pure presidente, no? Quindi vogliamo unirci ora davanti a questa tomba pregando per tutti i membri della Fratres e della Misericordia, perché dando il Signore dia a ciascuno proprio secondo il proprio cuore e anche l'operato che ha compiuto, il bene che ha voluto compiere, e quel perdono, la misericordia, il riscatto di tanti peccati. E a noi anche l'esempio che ciascuno di noi può prendere da queste persone, cercando di migliorare sempre più la nostra adesione a Cristo Signore nel servizio anche della misericordia, nel servizio ai fratelli, anche come Fratres. Dio Santo, Dio Forte, Dio Immortale, abbi pietà di noi, Signore, pietà. Tu che hai steso le braccia sul legno della croce, abbi pietà di noi, Cristo, pietà. Tu che verrai alla fine dei tempi per giudicare i vivi e i morti, abbi pietà di noi, Signore, pietà. Dio Onnipotente, abbi misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Amen. Preghiamo. Sì, benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che nella tua grande misericordia ci hai rigenerati mediante la resurrezione di Gesù dai morti, e a una speranza viva, per un'eredità che non si corrompe e non marcisce. Ascolta la preghiera che rivolgiamo a te per tutti i nostri cari che hanno lasciato questo mondo. Apri le braccia della tua misericordia e ricevili nell'assemblea gloriosa della Santa Gerusalemme. Conforta quanti sono nel dolore del distacco, con la certezza che i morti vivono in te. E anche i corpi affidati alla terra saranno un giorno partecipi della vittoria pasquale del tuo figlio. Tu che sul cammino della Chiesa hai posto quale segno luminoso la Beata Vergine Maria, per sua intercessione sostieni la nostra fede, perché nessun ostacolo ci faccia deviare dalla strada che porta a te, che sei la gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore. Amen. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. L'eterno riposo, donali, o Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposo in pace. L'eterno riposo, dona loro, o Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposo in pace. Amen. L'eterno riposo, dona loro, o Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposo in pace. Le anime di tutti i nostri cari defunti riposino per la misericordia di Dio. Amen. E la benedizione di Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Amen.